ferie quelle che siamo qua, perché manteniamo il servizio regolarmente. Quindi, bene o male, quelli che siamo qua o ancora non sono in servizio, lo prenderanno più tardi, o siamo in ferie. Quindi comunque voi non lasciate quello che è il vostro posto. Tranne i giorni di sciopero abbiamo sempre garantito il servizio, qualsiasi tipo di servizio, domiciliare o chi fa residenziale. Qual è l'umore in questo periodo? L'umore è veramente, penso, pessimo, perché al rientro delle ferie, pensando di dover affrontare un anno di lavoro in queste condizioni, veramente. Non ci sono parole. Anche perché pensavamo, almeno speravamo, che cambiasse qualche cosina, ma a quanto pare non è cambiato niente, anzi. Da parte nostra c'è stata una presa d'atto, previa ovviamente consultazione con i lavoratori, di una disponibilità ad aderire, fattaci dalla prefetta. I lavoratori, due dei mesi vantati, li avrebbero percepiti entro il giugno del 2015. La contropartita, la garanzia del pagamento costante e puntuale ogni mese di una retribuzione. Ad agosto la retribuzione non è stata puntualmente pagata. Allora, passa indietro da parte dei lavoratori, noi non vogliamo una mensilità, noi richiediamo la liquidazione di tutte le mensilità vantate, supportate ancora una volta da che cosa? Dalla notizia che a giorni l'ASPI liquiderà 3.570.000 euro. Qual è il gioco che ci sta dietro? Loda, più soldi prendi e meno paga? Non è possibile. Ormai non è demagogia, le famiglie di questi lavoratori sono piegati, hanno una forte esposizione negativa economica, perché sono indebitati totalmente, non sanno più a chi rivolgersi. L'ODA in effetti dipende dalla diocesi, opera diocesana di assistenza, perché è l'arcivescovo che nomina il consiglio di amministrazione e il presidente da statuto. Questo vuol dire che l'arcivescovo è il datore di lavoro. E scusate una cosa, perché la diocesi non si interessa di questa problematica, visto che l'ODA è della diocesi? Perché il vescovo fino all'incontro del 21 di luglio ha sempre fatto muro di gomma, non interessandosi del problema dell'ODA, facendo spallucce, dicendo beh, c'è il presidente, c'è il consiglio di amministrazione, sono loro che debbono risolvere i problemi. Ma se loro non lo fanno, visto che sei tu che li nomini, dovresti intervenire. Perché l'arcivescovo riconferma la fiducia al presidente, al consiglio di amministrazione, sempre nella riunione del 21 luglio, e non fa nessun tipo di intervento, visto che questo stesso consiglio di amministrazione alla prima prova pratica, quella di agosto, disillude tutte e non paga le retribuzioni.